Quando vengono trasmessi eventi in live TV, non possono essere tagliate via certe parti imbarazzanti o inappropriate, per ovvi motivi, e in questo video andiamo a vedere 5 di questi momenti altamente imbarazzanti trasmessi dal vivo in tutto il mondo. Se non avete visto la prima parte del video, trovate il link in descrizione. Ehi, benvenuto, io sono Cubi, e ti guiderò in questo video. Numero 5. Una TV spagnola stava intervistando una famosa modella e presenza nel mondo della moda locale, quando accadde qualcosa di parecchio imbarazzante, soprattutto per la ragazza, se non anche per il conduttore ed intervistatore. Insomma, il video si spiega da solo, la ragazza si è cagata addosso nel bel mezzo dell'intervista in live TV. Fortunatamente per lei era solo una piccola emittente televisiva locale, ma grazie ad internet la sua performance è stata diffusa al mondo intero. Non vorrei proprio essere nei panni di quella donna. Nou. Ik heb een ongelukje, ik ben... Fuck. Numero 4. Il fail gigantesco di Steve Harvey a Miss Universe. Durante la trasmissione in live TV di questo show, ossia Miss Universe, Steve Harvey aveva un semplice compito, ossia quello di leggere ed annunciare la vincitrice. Un lavoro semplice, insomma, ma è riuscito a sbagliare pure quello e a dire che la vincitrice di Miss Universe fosse Miss Colombia. Purtroppo, poco dopo, tornò sul palco ad annunciare che in realtà era Miss Filippine e che si era sbagliato. Insomma, a parte l'imbarazzo recato a tutti i colombiani, immagino il suo nel realizzare che ha fatto una cagata di proporzioni gigantesche. Miss Universe 2015 in Colombia. I have to apologize. The first runner up is Colombia. Universe 2015 is Numero 3. Una volta un reporter americano era andato a riprendere la folla dopo una partita molto importante. Sappiamo tutti come sono i tifosi dopo una grossa vittoria quando escono dallo stadio, e Alan Irwin si è ritrovato nel bel mezzo del casino con un uomo che cercava di infilargli un dildo nell'orecchio mentre era in live in TV. Insomma, povero uomo, sembra che da quel momento in poi abbia deciso di fare trasmissioni del genere sempre fuori dallo stadio e dalla giusta distanza dai tifosi. Let's remember that, of course, he played under Roberto Martinez at Wigan, and at the time, he was very much praiseworthy of... Numero 2. Kanye West è un personaggio parecchio controverso e non tutti forse sapranno che nel 2009, durante una cerimonia per proclamare la vincitrice del miglior video musicale di sempre, è salito sul palco in mezzo a tutti in live TV dicendo che la vincitrice non doveva essere Taylor Swift, ma piuttosto Beyoncé, che a detta sua aveva il miglior video di tutti i tempi. Possiamo vedere l'imbarazzo sul viso di entrambe le cantanti e probabilmente di gran parte del pubblico. Numero 1. In uno show televisivo spagnolo era presente una bella gnoccona, se posso dirlo, vestita in modo anche abbastanza frivolo, ma andiamo a vedere questo spezzone di episodio. Insomma, da un talk show si è trasformato in qualcosa di molto più erotico e soprattutto imbarazzante, almeno per la donna. Se guardate bene, possiamo vedere come il conduttore aveva l'esatta intenzione di fare quello che ha fatto. E si è anche scusato dopo in qualche episodio successivo, dicendo che l'ha fatto per poter aumentare il numero di spettatori del programma, sotto pressione dai suoi superiori, ma che non doveva comportarsi in quel modo. Insomma, un conduttore che spoglia una donna per views, cosa ne pensate? E questi erano 5 dei momenti più imbarazzanti mai trasmessi in live TV. Vi ricordo che potete vedere la prima parte seguendo il link in descrizione, e che a 10.000 like farò una seconda parte. Quindi lasciate un bel pollicione in su. Però, io la vamos a ver. Tu bebes o no bebes? Oggi da Infinito parleremo di 25 cibi che state mangiando nel modo sbagliato, piccolino, ma bensì bisogna aprirlo dal basso, che si rivela essere anche più semplice.